era Ezzelino III da Romano. Ezzelino era nato nel 1194 in Veneto, era un ghibellino, sostenitore dell'imperatore Federico II di Svevia, di cui sposò la figlia Selvaggia. Era signore della Marca Trevigiana, signore di Vicenza, Verona, Padova. Il territorio compreso tra le Alpi di Trento e il fiume Oglio fu sotto la sua giurisdizione. La scomparsa di Federico II lo indebolì politicamente. Venne anche scomunicato dalla Chiesa, da Papa Alessandro IV, che desiderava in questo modo frenare il suo potere. Nel suo desiderio di conquista venne sconfitto nella battaglia di Cassano d'Adda, combattuta il 16 settembre del 1259. Si era mosso da Brescia verso il Milanese, ma ad un certo punto si trovò tra due fuochi, da una parte i milanesi, dall'altra Oberto Pallavicino, signore di Cremona, e Azzo VII d'Este, signore di Mantova e Ferrara, che ne impedirono la fuga, la ritirata, quindi venne ferito e condotto agonizzante proprio nel territorio Soncenate, venne rinchiuso molto probabilmente nelle carceri comunali. Il podestà dell'epoca, Buoso da Dovara, decise di suonare le campane che avrebbero appunto annunciato la morte di questo tiranno, la cosiddetta campana dovarese. E secondo la tradizione, Ezzelino, infastidito dal suono di questa campana, pare si sia lacerato le ferite per evitare di essere giustiziato, accelerando così la sua morte. Dopo 11 giorni di agonia, morì il 27 settembre del 1259. Venne sepolto nel territorio Soncenate, secondo la tradizione, ma il corpo non è mai stato ritrovato. Dante Alighieri, nella Divina Commedia, lo pone all'inferno, nel girone dei violenti contro il prossimo, sommerso in un fiume di sangue, e nel dodicesimo canto Dante dice: «E quella fronte calpel così nero è Azzolino». E ancora oggi, da secoli, la campana dovarese viene riproposta ogni mercoledì mattina alle ore 8:45, i rintocchi funebri che annunciarono la morte di questo tiranno.